a tutti diamo saluto e benvenuti in questo nuovo appuntamento sul canale. Signore e signori, finalmente abbiamo la data di uscita di F1 Manager 22. Non vedevo veramente l'ora e avremo il 25 agosto l'opportunità di avere un early access, un accesso anticipato, del nuovo gioco manageriale ufficiale con licenza F1, ma licenza anche F2 ed F3, dove potremo fare il Mattia Binotto, il Toto Wolff, l'Otmar Szwarcner di uno dei 10 team in Formula 1. Fermi, rispondo subito a qualche domanda al volo. F1 Manager è diverso da F1 22, sono due giochi completamente diversi, che hanno però la stessa licenza di Formula 1, quindi uno si basa su quello che sappiamo, ragazzi, nel corso degli ultimi 12-13 anni Codemaster ha sempre fatto uscire dei videogiochi dedicati alla Formula 1 con una carriera, a volte sì, a volte no, ma con l'online, insomma, con tu che puoi guidare le auto, è il videogioco di Formula 1 principale, ma adesso per i più appassionati, quelli che vogliono anche scrutare quello che c'è dietro le quinte e conoscere anche i nomi degli ingegneri di pista reali, non solo gli ingegneri di pista, un po' di tutto il mondo che c'è dietro, compreso anche nomi e cognomi, esiste F1 Manager, che è molto simile, se non praticamente identico, a Motorsport Manager. Ma la cosa figa, veramente figa, è che avendo licenza ufficiale ci sono tutti i volti, come dicevo prima, degli ingegneri e non solo, tutti i volti dei piloti e addirittura anche i team radio registrati dalla FOM e riprodotti presumibilmente quando ce ne sarà bisogno dai piloti reali, e non solo dai piloti reali ma anche dagli ingegneri. I think we should be satisfied with the step we've done. Pazzia fuori di testa. Questo è soltanto la punta dell'iceberg, perché ragazzi, questo videogioco manageriale, che riprende anche un Football Manager, diciamo, un gioco storico manageriale del calcio, ha praticamente qualsiasi opzione disponibile. Abbiamo anche il budget cap, abbiamo ogni reparto da gestire come un vero capo di un'azienda, capo di un team di Formula 1. Ieri sera mi trovavo in live e dalla mia faccia si vedeva proprio quanto ero emozionato ed estasiato veramente da tutto ciò che stava offrendo il trailer rilasciato, ma anche il video di Arava, in questo caso, che chiaramente aveva già il gameplay, aveva già un accesso ancora più anticipato dei Early Access che ci sarà, ripeto, il 25 agosto. Io sono rimasto veramente a bocca aperta, ero felicissimo, caspita, perché c'è qualsiasi funzione che ti viene in mente. Avete presente quando ci lamentavamo che nella carriera di Formula 1 non c'era poi così tanta gestione? Sì, è vero, potevamo sviluppare reparti spendendo soldi e in 2-3 settimane potevamo appunto avere un miglioramento, quindi più reparti aggiornati voleva dire anche un miglioramento nelle prestazioni, perché potevamo produrre più pezzi o comunque migliorare anche l'affidabilità oppure migliorare il reparto marketing. Ecco, anche qui si può fare, ma si può fare molto più nel dettaglio. E un'altra cosa fighissima è che i pezzi, quali possono essere il telaio, l'ala posteriore, l'ala anteriore, le sospensioni, si potranno modificare e migliorare e visivamente vedremo il cambiamento. Abbiamo anche un comparto tecnico ingegneristico da far drizzare i peli, perché abbiamo dei valori in percentuale in Force G, quanto effettivamente una vettura con l'aria sporca potrebbe risentire nelle curve lente, nelle curve medie e nelle curve veloci. Un valore in percentuale, in questo caso, come vedete, di Baku, e che comunque ci sarà in tutte le piste. Dunque sapremo qualcosa in più, andremo a conoscere più a fondo il nostro sport preferito. E ci tengo a dire anche un'altra cosa, non è sviluppato da EA Sports. EA Sports si è dedicato insieme a Codemaster sul reparto videogioco ufficiale, quello che sappiamo, eccetera eccetera, già detto. Ma F1 Manager 22 è sviluppato dalla software house Frontier, che già in passato ha fatto qualcosina riguardo al manageriale proprio. Non è finita qui, perché abbiamo anche gli scout che andranno a visionare altri piloti di Formula 1, ci sono anche i terzi piloti, ci sono Nico Hülkenberg e Giovinazzi, per citarne alcuni, ci sono i piloti di Formula 2, i piloti di Formula 3, che potremo mettere sotto contratto, che potremo far allenare e che potremmo far esordire in Formula 1. Ovviamente possiamo anche fare dei cambi all'interno della Formula 1 stessa, ad esempio un Albon può andare in Red Bull e un Perez può andare in Williams, come ad esempio qualcuno potrà anche ritirarsi. Ci sono gli obiettivi anche, gli obiettivi a lungo termine o a breve termine, o gli obiettivi da fissare a ogni Gran Premio, quali qualifiche, ad esempio
se vogliamo ottenere un, non lo so, decimo posto in qualifica, abbiamo un guadagno diverso che voler ottenere un quinto posto in qualifica. Ma qualora non dovessimo riuscire ad ottenere un quinto posto in qualifica, perderemmo tutto quello che potevamo invece guadagnare. Una roba fuori di testa. Possiamo anche cambiare il capo dell'aerodinamica, il capo degli ingegneri, possiamo cambiare un sacco di cose, possiamo proprio switchare e togliere di mezzo qualcuno che non ci piace magari nella vita reale per prendere qualcuno che ci piace. Io ho già pensato alla coppia in Aston Martin, Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi, ma questo è un altro discorso. Come dicevo prima, possiamo sì migliorare i reparti, che sono leggermente di più rispetto a quello che troviamo nel F1 2021, nel F1 2020. Tuttavia, ogni investimento ha davvero un prezzo molto elevato. Ad esempio, per migliorare la struttura, proprio la facility, diciamo, ci vogliono 20 milioni. E ricordiamoci che in questo capitolo ci sarà il budget cap, perché c'è il budget cap. E vediamo esattamente tutti i soldi che settimanalmente o mensilmente vengono spesi da un team di Formula 1, indicativamente naturalmente, ma questa è una cosa folle, fantastica. Un'altra cosa che mi è piaciuta, ragazzi, io adesso sto andando veramente a sprombattuto, è che possiamo decidere di far provare i pezzi alla car 1 o alla car 2 o a entrambe. Se io voglio favorire un pilota, voglio far fare dei test con dei pezzi nuovi a un pilota rispetto a un altro, possiamo trovarci in pista, che ne so, a Monza, con Vettel che prova una vettura modificata e un Ocon che invece prova una vettura standard, comunque una vettura non modificata. Anche questa cosa qui è una cosa che mi manda veramente fuori di testa. Voi penso che non mi avevate mai visto così tanto euforico per un videogioco di corse davvero da tantissimo tempo, a parte alcune occasioni. Io sono molto più in hype per questo capitolo rispetto che a quello ufficiale di Formula 1, dove comunque dovrò lavorarci, perché essendo in Ferrari, lo sapete, dobbiamo comunque lavorare con quel gioco, perché è il campionato di punta, l'F1 eSports, e io sono dietro le quinte dei piloti eSports. Quindi questo lo sapete, giusto fare un reminder, però questo capitolo lo aspetto veramente tantissimo. Ovviamente possiamo skippare la durata massima, totale dell'evento, per esempio Baku, possiamo fare tutti i 50 sono i giri, in 1x oppure in 2x, dopodiché se andiamo oltre il 2x andiamo anche nella visione della mappa con i puntini che girano più velocemente e lì possiamo chiaramente aumentare la velocità. Però in live sicuramente, ragazzuoli, io porterò almeno una gara, non dico al giorno, ma una gara per live intera, perché possiamo vedere ogni cosa, le batterie, possiamo vedere il consumo degli pneumatici, possiamo vedere la finestra del pit stop, possiamo allungarla, diminuirla, possiamo fare qualsiasi cosa che vi viene in mente. Abbiamo il track temperature, abbiamo il grip del tracciato, i marble, quanti marble ci sono, quanto grip ha, quanta gommatura c'è, la percentuale di pioggia, ogni 5 minuti viene aggiornata, magari c'è Meteo France, magari fa tutto schifo, le strategie, ragazzi, possiamo vedere effettivamente le vetture in pista, possiamo vederle anche bene, perché la qualità, il gameplay vero e proprio, sebbene presenti sicuramente decai di frame e anche degli scatti, è un po' scattoso quello che abbiamo visto, anche il trailer stesso ha dei problemini, ma chi se ne frega, è un cavolo di gioco manageriale, ma non c'è nemmeno bisogno di fare una gran grafica, ma soprattutto l'HUD in generale penso che sia veramente fantastica. Abbiamo un laptop che costantemente verrà aggiornato con email su email da parte di tutti i reparti, tra cui anche quelli degli sponsor, dove dobbiamo ovviamente far felici gli sponsor e quindi dobbiamo investire del tempo, far investire del tempo ai nostri piloti anche sugli sponsor che ci daranno soldi o meno. Ora non so se poi ci saranno anche delle cinematic in quel senso, ma è una cosa fantastica. Avete presente ad esempio sempre le carriere di Formula 1, avevamo tipo 2 mail per evento, qui a quanto pare ce ne sono 5, 6, 7 mail da una gara all'altra. C'è così tanta ciccia, ma così tanta ciccia che ho paura di rimanere deluso. Ve lo dico, ho paura di rimanere deluso. Però già l'Early Access, se si presenta così come è presentata 2 mesi prima dell'uscita del gioco, io lo compro ad occhi chiusi. Il prezzo sarà intorno ai 50 euro, sicuramente molto abbordabile, anche se bisogna considerare che sarà il secondo capitolo che esce a distanza di 1 mese e mezzo, e il primo costerà intorno ai 70-80 euro. Dunque
E dindini che se ne vanno, insomma. Carissimi, siamo arrivati alla parte conclusiva del video, quindi non mi resta che salutarvi, ringraziarvi e chiaramente un bel commento per supportare il video stesso o anche un bel like per supportare il canale. Domani uscirà un video con delle pagelle, comunque con dei promossi bocciati e rimandati. Stay tuned. Ciao!